Mostrarvi una foto, è una giovane che ha appena superato un master in economia alla Bocconi, una delle università più prestigiose del nostro paese. Accanto a lei ci sono i suoi genitori orgogliosissimi. Anche voi resterete stupiti quando capirete che lavoro ha scelto di fare Antonina Carollo, detta la Tonà. Eccola! Benvenuta. Benvenuta. Ciao, ciao. Ciao, ciao, benvenuta Antonina. Grazie. Intanto spiegaci subito cos'è la Tonà. La Tonà è uno degli stili del flamenco, il primo in assoluto, quello che si ballava senza la musica, solamente con il golpe dello pie nel golpe pavimento. Golpe dello pie, sì, con i tocchi del, del piede del sul pavimento. Sul pavimento. Senti, cosa ci fa un economista in un vestito da flamenco? Me lo chiedo anch'io ogni giorno, però... Ci fa che io ho sempre avuto una passione sin da piccola, che era appunto quella della danza. Mia mamma mi iscrisse all'età di 4 anni per danza classica. Poi da lì abbiamo fatto un primo viaggio e ho visto il flamenco. Mi era piaciuto talmente tanto, però ero troppo piccola per spiegare qual era realmente l'impatto che aveva generato dentro di me. E così... E quel viaggio da piccola ha dato un'impronta importante anche alla tua vita da adulta, no? Sì, tantissimo. Anche perché poi da là è cambiato, si è rivoluzionato un po' tutto il mio mondo, no? Io comunque ho iniziato appunto con danza classica, poi abbiamo cominciato sempre di più con la danza, che era la mia passione, fino a che poi sono arrivata a un momento in cui dico ok, devo prendere una scelta, quindi io comunque i miei titoli di studio ce l'avevo, ho cominciato a studiare, quindi economia e tutto il resto. Quindi possiamo dire che per molti anni il flamenco è stato un sogno, anche perché so che hai dovuto... crescere in fretta. No? Sì, diciamo che all'età già di 14 anni io facevo studio e lavoro, quindi cominciai a fare scuola serale perché c'erano delle problematiche all'interno dell'azienda, insomma di famiglia, e quindi mi avevano chiesto di poter andare a supplire a questa esigenza, l'ho fatta, e a 14 anni mi sono ritrovata poi nel primo anno di superiore l'istituto commerciale di ragioneria. E in quel periodo, poi l'anno successivo, ho dovuto fare una scelta, quindi cominciai a fare la scuola serale. Quindi ritmi infernali che hanno anche, ti hanno causato anche dei problemi di salute. E quindi, insomma, non è stato semplice. Quello è stato un tempo molto, molto particolare, perché ho cominciato a soffrire di DCA, di disturbi alimentari, proprio perché ero piccola e la mole di lavoro che si stava creando all'interno della mia vita era talmente eccessiva che non riuscivo più a dominare, quindi in qualche modo dovevo sfogarlo. La mattina considera che mi svegliavo prestissimo, perché poi nel frattempo cominciai anche ad andare appunto al lavoro, la sera dovevo fare scuola serale, poi avevo tanti hobby e quindi comunque li colmavo tutti e alla fine il mio corpo ha ceduto. Sei riuscita a uscire da quel disturbo? Grazie a Dio sono uscita da quel problema. Ti sei iscritta all'università, ti sei laureata in economia, hai fatto un master alla Bocconi, ma non hai cercato però subito lavoro nel campo che era... tuo, no? Che ti competeva? Allora, diciamo che sì, inizialmente sai, quando tu esci poi dalla Bocconi automaticamente ti arrivano le proposte di lavoro e io ho cominciato a fare una scelta, anche là ho fatto una scelta di vita. Io comunque sono sempre stata molto cristiana, quindi anche quando ero a Palermo frequentavo una comunità e cercavo sempre di essere lì pronta per poter aiutare. Nel periodo in cui ho fatto la Bocconi, ovviamente tu sai, tutte le multinazionali cominciano a cercarti. Quello è stato il frangente in cui anche lì a Milano ho frequentato una comunità e da quel momento c'era una scelta, o partire come missionaria, quindi in giro con 80 persone in un furgone e andando in giro per tutta Italia, soprattutto in Albania, mi sono soffermata poi in Albania, o scegliere un contratto a tempo indeterminato per una multinazionale. E tu hai scelto la prima, sei diventata una missionaria laica, ti hanno mandato in Albania, ti hanno mandato ad aprire una missione a Siviglia, in Spagna, il paese che poi paradossalmente era quello che ti aveva fatto sognare da bambina. Esatto, perché io da piccola sognavo la Spagna. Io comunque avevo sempre questo desiderio di volere... era una passione dentro di me che non riuscivo a spiegare. Ovviamente le persone che stavano accanto a me non lo potevano capire. Considera che il primo viaggio che ho fatto all'età di 4 anni fu proprio a Madrid. Mi ero appassionata di questa danza, i miei genitori mi comprarono un dizionario e da lì cominciai a leggerlo e imparare lo spagnolo da sola, leggendo un dizionario. Brava, brava. Aiutavi gli ultimi, vivevi in povertà, ma non riuscivi a trovare lavoro perché la tua laurea ti faceva essere anche troppo qualificata, no, agli occhi degli altri. Allora
ti è venuta un'idea, questa, vediamo. Hai iniziato a fare l'artista di strada portandoti dietro il necessario con una bicicletta, no? Sì, ho fatto. Portavo una bicicletta e mi ero fatta una sorta di, insomma, di equip che mi sono portata dietro, e così vede questo carretto, sì, che io poi l'ho colorato tutto con i colori della Sicilia, perché io non smetto, cioè, di essere comunque siciliana, di Palermo, quindi comunque mi brava, sono portata anche questo orgoglio dietro, concordo, perché giustamente amo la Spagna, però sono, ovviamente sono di Palermo. E quindi ho portato tutto e andavo con questa bicicletta in giro, ed ero anche peculiare perché per le strade di Siviglia non tanto si notava questa cosa. E quindi senti, deve essere dura la vita di un artista di strada, soprattutto per una come te che ha studiato tanto. Lo è parecchio anche perché la prima volta che io feci l'artista ovviamente era completamente fuori dalla mia concezione, sì, mentale. Considera, appunto, ribadisco, vengo da Palermo, quindi anche là c'era un tipo di mentalità differente per quanto riguarda gli artisti, soprattutto di strada. E quando andai la prima volta, proprio perché per una necessità ovviamente, sì, sono andata, cominciai a soffrire di ansia, stavo malissimo, mi sono ritrovata là in mezzo al nulla perché la gente non c'era inizialmente, certo, non si fermava nessuno, fino a quando poi la gente piano si è fermata e allora ho adesso avviato. Sei sevigliana a tutti gli effetti, no? Così dicono. Sì. Così dicono. Senti, però adesso è venuto il momento di mostrarcelo questo tuo flamenco fusion, sì, no? Allora, ce lo mostri qui? O ti vai a preparare dall'altra parte del palco? Io ti presento, come si conviene a un grande artista. Allora, nel suo flamenco fusion, accompagnata dalla splendida orchestra del maestro Palatresi, sulle note di Bambolero, canta Antonina Carolla, detta La Tonà. No tener a culpa, caballo de dos hermanas, porque no es despreciado. Venderé, 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 venderé. Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, grazie. Antonina Carolla, detta La Tonà, grazie per essere stata nella piazza dei fatti vostri. Grazie.